A mani in giro così? Tutta scarsa ho trovato che camminava qua fuori, con i piedi zozzi. Eh? Capace pure che si viene a siringa con tutti questi disperati che ci stanno qua fuori. Salve, Franco Dominici, sono papà della ragazzina e il marito della signora. Buongiorno, Patrizio Malaguzzi. Ex marito. Ex. Dice ex, finché il giudice non firma, sempre il marito resto, no? Ah. La bella di papà, sta a giocare a casa sabbia. Vi siete messi tutti i comodi, però. Vuole provare anche lei? Io no, sì. Però questi vi stanno a tutti. Ha fatto bene a venire. Tu invece non ti fa piacere? Mi ha messo in croce per 6 settimane, dico fai pace col cervello. Mia moglie non si capisce mai che vuole, dottore. Ma io, il pesce mignotta. Perché ci tiene tanto a ribadire che è sua moglie? Perché è vero. È la verità. Io vivo di verità. E qual è per lei la verità? La verità è che io sono dovuto tornare a vivere a casa di mia madre e intanto continuo a pagare l'affitto pure a casa mia. Ma se so 3 mesi che non paghi. Ma manco c'è vivo. Ma tu fia sì, però. A me mi fa venire una rabbia quando fa così. Come quando c'è presente, quando c'è un bicchiere in mano, che scivola, 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 non riesce a riacchiapparlo, no? E poi, come si... E il bicchiere continua a scivolare. Poi alla fine si scoccia, capito? Vuoi aspettare fuori, Barbara? No, Barbara, stai qua. Amore di papà, stai qui. Perché andate là? Sono qui per lei, no? Questa donna qua che sta in giuletto mi ha levato tutto, mi si è presa pure il sonno, mi si è presa perché io la notte non chiudo occhio. Lei invece, capito, vuole tutto. La ragazzina, il negozio, se brucia i soldi al lotto, lavora in nero. Che c'entra che lavora al nero? C'entra che lavora in nero, c'entra, perché le tasse le pago io, le pago pure per te. Mi ha ridotto a un pezzo di bollito, mi ha ridotto. Ci manca poco che mi sparo un colpo in testa. Lo faccio solo per rispetto alla ragazzina, perché sennò... Sai che ci metto? Ma state zitto, state. State zitto. Ecco, vedi poi... Cambia all'improvviso. Diventa una pecorella. Ti chiede solo quello. Che ti chiedo io? Stavo qua a parlare di sesso, no? A psicanalisi non è tutta una questione di sesso, dico bene? Il problema nostro è proprio questo. Che quando mi si inginocchia davanti ci ritroviamo subito.